La presidente di Unica Beach, Giusy Branella, non si è resa di fronte alla decisione dell'amministrazione comunale di Giulianova di non prorogare l'affidamento di altri 3 anni all'associazione per la prima spiaggia attrezzata per animali d'affezione d'Abruzzo. Per questo motivo ha deciso di presentare ricorso al TAR dell'Aquila per chiedere l'annullamento dell'atto di diniego, con il quale il comune di Giulianova ha respinto la richiesta avanzata dall'associazione, tesa ad ottenere la proroga della convenzione per l'affidamento della gestione dell'area demaniale posta sull'arenile nord del comune costiero. Io avevo la scadenza della concessione a settembre e nei tempi utili per prima della scadenza, quando è entrato in vigore il DPCM che Rilancio Italia, che permetteva appunto l'espressione della volontà di proseguire, tra l'altro, e quindi la pubblica amministrazione avrebbe semplicemente dovuto prendere atto di questo. Io ho fatto presente questo i primi di agosto e a livello verbale già mi era stato detto che probabilmente il parere era negativo, però si erano anche impegnati a far partire un bando in modo celere proprio per favorire il fatto che quest'anno non fossimo ridotti così come siamo adesso, cioè senza una spiaggia per i cani. E quindi niente, poi è iniziato l'iter, ho messo la richiesta per iscritto, mi è arrivato il diniego che poi ho impugnato, dopo ben 6 mesi che facevo richiesta di questo provvedimento, proprio per prendere le dovute precauzioni, per non ritrovarmi a questo punto in cui io non ho risposte da dare ai turisti, le strutture con cui sono convenzionata, gli alberghi, non sanno che rispondere e proprio in questi giorni ho valanghe di richieste e non so cosa rispondere. Una cosa importante è che comunque l'anno scorso, nonostante il Covid, ci sono state tante prenotazioni alla spiaggia. Sì, ci sono state tante prenotazioni, gli alberghi hanno avuto un buon riscontro perché praticamente le persone con il cane sono quelle che in gran parte hanno riempito gli alberghi. Abbiamo avuto degli hotel a Giulianova che si sono ritrovati a fare turismo pet friendly esclusivo perché è stata molto alta la richiesta grazie alla presenza della spiaggia, perché i turisti la prima cosa che chiedono è la presenza di una spiaggia e poi le strutture alberghiere che sono vicine.